Maurizio La Russa ha posto il problema dell'Africa. Negli scorsi giorni la sua collega virologa Ilaria Capo aveva detto questa cosa qui da noi, dicendo l'Africa potrebbe essere davvero l'Armageddon, perché lì i sistemi sanitari sono del tutto insufficienti e potrebbe veramente diventare una pandemia. E in più La Russa dice dall'Africa poi arrivano i migranti da noi. C'è un nesso tra tutte queste varie cose? E non si parla di blocco navale, si bloccano gli aeroporti, ma il blocco navale è vietato. Vabbè. No. Allora, no, sicuramente l'inquietudine c'è. Un caso in Egitto è sicuramente il primo di potenziale diffusione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche diversi colleghi, anche miei conoscenti, amici con cui abbiamo lavorato nel passato, si stanno attrezzando in ogni nazione dell'Africa e gli si stanno dando ad hoc materiali e la possibilità di avere dei test di laboratorio in modo che possano avere anche loro una capacità di individuazione. Quindi sicuramente la tempistica poi, ecco, di chi come migrante viene da noi ovviamente porta dei tempi, e questo ci aiuta perché 14 giorni di incubazione io credo possa permettere, come dire, di poter fare, come dire, una valutazione rispetto a chi arriva. È chiaro che chi arriva di nascosto, chi arriva di notte con barchini ed altro, in una fase successiva dove si dovesse vedere una diffusione ambientale anche nell'Africa, questo rischio si pone. Io credo che il lavoro deve essere fatto e si sta facendo quindi al massimo nella Cina, e quindi ad oggi io spero che questo incendio possa non chiudersi tutto d'un botto, ma possa sgonfiarsi nell'arco di alcuni mesi, anche se i giusti richiami di Ilaria sono proprio quelli di mantenere la più alta possibile attenzione, perché l'unica possibilità che abbiamo è la guardia alta. Grazie professor Prelliacco, ci vediamo molto presto.